Esercizio numero 6, filo di nickel cromo, è nota la lunghezza e la sezione del filo. Si vuole realizzare un filo di rame lungo 12 metri che abbia una resistenza pari a metà del filo precedente di nickel cromo, quale deve essere il diametro di sezione del filo di rame. Questo è il filo di nickel cromo, questo è il filo di rame che ha una resistenza pari a metà. Il modo più rapido, per risolvere questo problema è di impostare la condizione R2 uguale metà di R1 e sostituire le espressioni della seconda legge di Ohm. Quindi resistività, lunghezza e sezione del filo di rame uguale a 1 mezzo resistività, lunghezza e sezione del filo di nickel cromo. L'unica incognita in questa equazione è S2, la sezione del filo di rame. Formula inversa, sono noti tutti i valori, si tratta solo di ricavare la resistività del filo del rame perché si conosce la conducibilità del rame che vale questo valore qui, un valore molto alto perché il rame è un ottimo conduttore. Sappiamo che la resistività è l'inverso della conducibilità, che è anche logico, e quindi la resistività del rame viene un valore molto piccolo perché appunto essendo un ottimo conduttore ha una bassa resistività. Dunque si sostituisce questo valore insieme a tutti gli altri già noti in questa formula. Notiamo che la resistività del rame che abbiamo appena calcolato è due ordini di grandezza minore della resistività del nickel cromo. Cioè questo significa che il rame ha una conducibilità circa due ordini di grandezza maggiore, approssimando un centinaio di volte maggiore. Dunque il rame è un conduttore molto migliore del nickel cromo. Svolgendo i calcoli si trova questa sezione per il filo di rame. Siccome la sezione è un cerchio, nota la sezione, si inverte la formula, si trova il raggio di questo cerchio che è di 0,243 mm, poi si raddoppia questo raggio per trovare il diametro, 0,49 mm, che è un risultato ragionevole, quasi mezzo millimetro. Un modo un po' più lungo per risolvere il problema è di calcolare prima la resistenza del filo di nickel cromo. Utilizzando sempre la seconda legge di Ohm, sostituendo i valori, viene 2,06 Ohm. Poi calcolare la resistenza del filo di rame che è la metà, 1,03 Ohm. Ecco qua, quindi resistenza 2,06 Ohm del filo nickel cromo, resistenza alla metà del filo di rame. Poi si applica di nuovo la seconda legge di Ohm per il filo di rame stavolta e si ricava la sezione. Con la formula inversa si ricava 0,186 mm quadrati, che è esattamente il valore trovato anche prima. Dopodiché si prosegue come prima ricavando dalla sezione del filo di rame il raggio e quindi raddoppiando per trovare il diametro. Questo procedimento è più lungo perché abbiamo dovuto calcolare prima la resistenza del filo di nickel cromo e poi la resistenza del filo di rame. Invece con il primo procedimento queste resistenze non le calcolavamo, ma semplicemente lavoravamo soltanto con le resistività.